perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Team Reversed. Nel primo episodio ragazzi avete mostrato un sostegno incredibile per questa serie lasciando tonnellate di like. E quindi oltre a lasciarli per questo secondo episodio, oggi sono qui pronto per continuare con questa serie. Ragazzi, nel primissimo episodio avete mostrato tantissimo sostegno anche nel sondaggio, votando in più di un terzo di voi per il proseguimento delle Team Creepy per quanto riguarda questa serie. Di che cosa parla però questa serie e che cosa tratta per l'appunto? Si tratta semplicemente ragazzi di prendere delle Team Pokémon e riprodurle al contrario per vedere l'effetto che producono. Detto ciò ragazzi, visto che nello scorso sondaggio avete votato per l'appunto per le Team Creepy, vi chiedo questa volta sempre nel sondaggio: volete che questa sia la linea guida dell'intera serie, ossia riprodurre delle Team Creepy, oppure vorreste magari in futuro vedere anche delle Team magari di battaglio, dei percorsi prodotti al contrario, in modo tale comunque da vedere anche come suonano e anzi per vedere se queste team, che in realtà sono molto belle, possono diventare in un certo senso inquietanti a loro volta se riprodotte al contrario. Detto ciò ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi ed iniziare, ma prima due piccoli accorgimenti che avrete probabilmente notato. Ho comprato sto bisonte, o meglio me l'hanno regalato per Natale, e è il Blue Yeti, però ho bisogno ancora del filtro antipop, per questa volta lo proveremo senza. Sto sperimentando un pochino per provare a migliorare un pochino la qualità del canale. E tra l'altro, come potete vedere, abbiamo un setup diverso per la facecam. In realtà l'ho semplicemente spostata, non è che ho fatto chissà cosa, spostata di quanto, 10 centimetri, capirai, tecnico professionista io, Ma ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi, visto che abbiamo già perso troppo tempo, e di iniziare subito con la nostra reazione alle Team Reversed, ragazzi. Allora, iniziamo subitissimo con una team che a mio avviso è una delle migliori, non solo riguardo all'ambito creepy, ma anche riguardo a tutte le team Pokémon in generale. E ragazzi, sto parlando dell'antico Chateau. In moltissimi di voi la conoscono, tutti quelli che hanno giocato a Pokémon Diamante e Perla sicuramente hanno un'idea di che cosa possa fare, diciamo, di che cosa sia capace da un punto di vista inquietantivo, che hashtag inquietantivo nei commenti. Ma ragazzi, adesso andremo a vedere che cosa le succede se la mettiamo al contrario. E quindi ragazzi, in 3, 2, 1, ed eccola qui signori, la nostra traccia al contrario. Abbassiamo un attimo il volume e vediamo che cosa ci viene fuori. Wow! Wow! Che colpo, raga! Oddio, è molto simile. Però c'è tipo delle robe stranissime. Aspetta, adesso attacca. Wow. Che roba. Raga, quanto spacca. Raga, è salito un brivido su per la schiena. No, davvero. Questa è potentissima. È inquietante come poche cose al mondo, raga, veramente. Senti la vocina! La vocina è terrificante, raga! Mamma mia! Wow! Wow! Che roba! Arriviamo a 1.30, raga, perché questa merita. Questo obiettivamente merita tanto. Sentilo! Cioè, allora, fermi. Aspettate, vedo quelle due linee lì che non vorrei mai fossero. Aspettate, dopo quelle lì fermiamo perché dopo va in loop. Mamma mia. Cioè, raga, penso, cioè, adesso ok, stoppa. Adesso, raga, fermi. Ok, adesso io non so, ma questa team è clamorosamente più inquietante di quella dell'antico Chateau. Vi giuro che a un certo punto mi è salito un brivido su per la schiena, che veramente, mamma mia. Tra l'altro
dava proprio l'effetto dei fantasmi, come se stessero parlando. C'era la voce della... A un certo punto c'era la vocina della bimba, cioè che io l'ho sempre chiamata così, a massimo ve lo rimetto in loop quel pezzo un attimino, che veramente, ragazzi, sentite qua, cioè sentitelo, come ha delle variazioni di tonalità che veramente sono molto più inquietanti di quello originale, ragazzi. Mamma mia. Partiamo con questo video già con il botto. Ma direi, ragazzi, di non perderci in ulteriori commenti. Fatemi sapere, ovviamente, nei commenti quale trovate tra queste team, ovviamente, quella più inquietante. E non so neanche se questa frase fosse italiana, sta di fatto che oggi sono dislessico. E nella mia dislessia andrò a selezionare la prossima canzone. Ragazzi, questa direttamente dalla prima generazione, l'amica della team di Lavandonia, signori, la Pokémon Tower. Anche questa è una team molto inquietante nel suo essere presente in questo luogo di culto, in questo cimitero Pokémon. La compagna di infanzia praticamente di Lavandonia, perché sono lì vicine. E ragazzi, mettiamo il rovesciamento della team. 3, 2, 1, abbassiamo il volume e prepariamoci. Cos'era sta roba? Cos'era sta roba qua? Sentite il sottofondo. Sentite da na 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 na. Wow. C'è stato... Raga, c'è stato un pezzo che... Questo è bellissimo! Oddio! Che figata! Che figo! È bellissima, raga! Raga, è bellissima sta team! È spettacolare, mi piace un casino! Mamma mia! Siete qua, è dolce! È quasi dolce in alcuni punti! Mamma mia! Mi ha triggerato, raga, sarò sincero! C'è questo pezzo qua, il pezzo prima era bellissimo. Era stradolce. Ah, sì, ma non mi distruggere le orecchie, grazie. Madonna, che bella cosa. Ok, fermi. C'è stato, raga, aspettate, c'è stato sto pezzo qua. Adesso ve lo rimetto un attimo. Questo, cioè, la cosa che mi triggera è che questa cosa qua, questa roba qua non sembra quasi neanche in 16 bit come le canzoni originali. Cioè, sentitelo. Cioè, è molto sintetizzato, cioè sembra quasi veramente un attimo recente. Cioè, sentite. Cioè, c'è proprio questa sorta, quasi un coro, quasi come se fosse un coro. E poi, raga, sto pezzo qua che è tipo molto happy quasi. Ehi, ehi, la mia faccia è sopra un magazine. Raga, mi piace un sacco sta team, davvero. Cioè, aveva questo punto qua che mi ha ricordato un bot, cioè non mi ha ricordato per nulla le team originali. E poi c'aveva questa sfilza qua di note allegre che, wow, è un tocco di classe, perfetto ragazzi. Bene ragazzi, adesso però proviamo ad ascoltare quella che probabilmente è il cavallo di battaglia del video di quest'oggi. Perché ragazzi, stiamo per andare a distorcere la team del mondo distorto. Vediamo adesso che cosa può venire fuori con una roba del genere. Ok signori, ci siamo, mettiamo il reverse alla team del mondo distorto. E ragazzi, fra 3, 2, 1, abbassiamo il volume e godiamoci sta bestia. Non sembra diversa. La ricorda fin troppo bene quell'originale. Ah, e qua ci sono dei vuoti clamorosi. Penso, sì, sono ufficiali, nel senso ci sono anche nella versione normale. Ok. Ok, è attaccato. C'è sto pezzo qua che è abbastanza lungo. Direi di arrivare, raga, fino a 1.30. Ok, raga, mi ricorda molto quello originale. È spaventosamente simile a quello originale. Ok, c'è delle variazioni di note effettive qua. Ok, adesso c'è sto attacco qua, raga. Wow, senti come attacca. Che potenza.
Non sembra neanche una canzone di Pokémon, se ascoltata così proprio. Ok, perfetto. Tra l'altro la team del mondo distorto non me la ricordo bene. Ecco, occhio che adesso attacca questo pezzo qua. Mamma mia, come prende su. Allora, un attimo. Fermi. Allora, ok, togli. Allora, aveva degli attacchi incredibili, non so se li avete sentiti, tipo che andava su proprio di cattiveria. E poi la ricordava molto la team del mondo distorto, quasi come se non l'avesse, diciamo, fatta in una maniera diversa. Come se la distorsione e la distorsione si... Ok, sto inventando stronzate, però obiettivamente non era molto diversa rispetto alle altre. Ad esempio la team della Pokémon Tower era molto diversa rispetto all'originale. Questa invece diciamo che comunque era molto 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 riconoscibile, insomma. Detto ciò ragazzi, io direi che possiamo concludere qua. Abbiamo fatto le nostre tre team canoniche. E nulla, vi invito ancora una volta a rispondere al sondaggio e a farmi sapere però qui sotto nei commenti qual è la team tra le tre che avete trovato la più inquietante e perché. E ovviamente ragazzi, se avete dei suggerimenti per altre team da ascoltare, visto che ne ho visti alcuni anche nello scorso episodio, riproponetemeli, che così almeno per un prossimo episodio potrò portarveli. Ah, e fatemi sapere se preferite la facecam così o nell'altro modo. Così, giusto per... Detto tutto ciò ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito come solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i fottutissimi feed che non arrivano mai. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Tra 3, 2, 1 e dai! Vaffanculo, ho sbagliato. Vaffanculo, ho messo. Ho sbagliato team. Ho sbagliato. Cannato! Fail!